Sì, abbiamo incontrato due squadre importanti con giocatori professionisti con grande esperienza. Abbiamo dato tutto, probabilmente nella prima partita, il secondo set, abbiamo perso così con grande scarto perché eravamo veramente demoralizzati. Purtroppo avere la prima partita, una partita importante che apre la competizione di così grande impatto emotivo è stato un po' svantaggioso, però ora siamo entrati nel ritmo. Con la Spagna abbiamo sprecato palloni e non dovevamo sprecare, però anche loro, ripeto, sono una squadra importante, abbiamo fatto esperienza e siamo pronti per domani. Noi non molliamo e fino alla fine ce la mettiamo tutta, insomma.